Mia madre per chiamarmi si metteva alla finestra a urlare. L'urlo era così forte che lo sentiva tutto il quartiere. Capisco che non fosse come regalarmi un cellulare, però capivo all'istante quando era ora di ritornare. E le madri avevano dato dei confini a quei bambini che portavano in grembo, quindi ci arrangiavamo noi ed erano gli anni di piombo. È cambiato e certe cose non sono normali. Nel mio quartiere da 30 anni le strade sono sempre uguali. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Le strade ai bambini. Mia madre non ha mai firmato moduli mentre faceva la spesa. O mi teneva con lei oppure mi lasciava a casa. Ed io restavo in strada con gli amici, lei magari andava in centro. Stavo ore da solo, io e un monitor col mondo dentro. Oggi li scarrozziamo dappertutto, basta che restino al chiuso. Perché per strada non si può più stare, è pericoloso. Dici che parliamo col senno di poi e usiamo più la testa. Non ammettiamo che le strade le pretendiamo in mano nostra. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Vi ricordate quando stavamo in strada per ore da ragazzini? Ora che non ne vedo più mi chiedo chi ha rubato le strade ai bambini. Chi ha rubato le strade ai bambini? Chi ha rubato le strade?